Sicuramente questa è una risposta che ha già dato il mister, anche io sono dello stesso parere, a volte un po' è più la testa che questioni tattiche, e quindi però credo che queste ultime quattro partite che dovremmo giocare fuori casa siano diverse da quelle che abbiamo giocato fino adesso. Penso che le partite che andremo a fare fuori casa adesso le dovremmo affrontare sotto il punto di vista nervoso come se fossero tutte partite decisive per arrivare o per vincere qualcosa. Quindi già a partire da quella di giovedì, io credo che la testa deve essere quella che la partita di giovedì può essere quella che ci fa vincere il campionato e poi archiviarlo, sapendo che l'Albino Leffe anche si sta giocando qualcosa di importante, e quindi sarà una partita dura. Però credo che le motivazioni che dovremmo avere noi per fare qualcosa di importante come quello che abbiamo fatto fino adesso, ma per farlo a fine campionato, devono essere superiori a tutte le altre squadre che andremo a affrontare. Ma ti manca il collo? Ti manca vincere un campionato? Sì, quello mi manca di più, sinceramente. Tranne l'anno scorso, poi ho detto che io i miei 3-4 gol al campionato l'ho sempre fatti. 2 anni fa ne ho fatti 6, esatto. Adesso ne ho fatti 2, quindi diciamo che sono in media. Sono più contento se i gol decisivi, tra virgolette, lo può fare anche il portiere. Però fino adesso credo che gli attaccanti in questo senso hanno dato un qualcosa in più. Si sono rivelati tutti quelli che hanno giocato, e questa è stata una grande fortuna per noi trovare degli attaccanti che si sacrificano così tanto e che riescono a essere anche puntuali in zona gol. Chiunque gioca, credo che per una squadra è un punto di partenza importante, perché comunque tu sai che devi fare una gara attenta, perché davanti comunque hai giocatori che in qualsiasi momento te la possono sbloccare. Ci sono momenti e momenti, guardare al passato tanto non serve, più tanto nel calcio conta. Spesso è una frase fatta, ma secondo me è vero, conta quello che fai domani, quello che hai fatto già oggi non viene ricordato da nessuno, e anche nel calcio è così. Tutti si ricorderanno se quest'anno noi alla fine festeggeremo, perché credo che faremo un'impresa importante per tutto quello che è successo da luglio fino adesso. Quindi credo che se riusciremo a fare questa cosa qui, sarà una cosa che sarà ricordata, e credo che tutti noi, ognuno di noi per ragioni diverse, abbia voglia di arrivare a fine campionato e festeggiare per tanti motivi. Io ne posso avere uno, Felice ne può avere un altro, il mister, però tutti credo che dentro di ognuno di noi c'è una motivazione importante per vincere il campionato. Se saremo bravi festeggeremo, e questa sarà una cosa importantissima che nessuno ci potrà togliere. Qual è la tua motivazione? Le mie motivazioni possono essere tante. Intanto è riscattare una stagione come quella dello scorso anno che dal punto di vista personale sia di squadra non è stata ai livelli che volevo e che immaginavo. La soddisfazione di vincere un campionato, la soddisfazione di, dopo una retrocessione, di ritornare in una categoria superiore. Quindi le mie motivazioni sono tante, e spero che alla fine vengano fuori e posso festeggiare. Sono partito in ritiro e niente, dentro di me mi sono detto: adesso sei in Lega Pro, bisogna calarsi subito in questa mentalità e niente, ripartire, e conoscendo comunque le mie caratteristiche, perché comunque le mie caratteristiche da calciatore sono quelle, sia in Serie A, in Serie B che in Lega Pro, ho cercato di metterle a disposizione della squadra e del mister. Non credo che le mie caratteristiche siano cambiate perché sono sceso in Lega Pro oppure erano cambiate quando sono andato in Serie A. Le caratteristiche di un giocatore sono quelle. La differenza la fa molto la testa e come ti cali in una categoria e come approcci comunque in una squadra dove bene o male è cambiato l'80% dei ragazzi, e devo dire che fin dal primo momento l'armonia del gruppo si è vista subito ed è andata in crescendo, e penso che questo si vede
durante sia la settimana che poi nella partita.